Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video dedicato alla 1.15. Ma perché alla 1.15 quando ancora non è uscita la versione 1.14.3, c'è solamente la preversione? Perché in tanti mi avete chiesto che cosa ne penso di quello che sarà il futuro update di Minecraft. E soprattutto la 1.14 è già stata giocata tantissimo, soprattutto qui sul canale, con gli snapshot sin dall'anno scorso. Quindi è tempo di novità. E ragazzi, di che cosa parlerà la 1.15? Di questo ne abbiamo già parlato, abbiamo visto alcune teorie, alcune speculazioni e abbiamo visto anche ciò che già sappiamo. Vi metterò il link del video così che lo potrete recuperare nel caso ve lo siete perso. Ma ragazzi, oggi vedremo 10 cose che vorrei all'interno di Minecraft 1.15. Attenzione, non ci saranno cose riguardanti l'update delle caverne, perché è stato confermato che non sarà la 1.15 e a meno di sorprese clamorose, purtroppo non possiamo aspettarci niente, quindi non rientra nei 10 punti. E non ci saranno le slab verticali, perché ragazzi non verranno mai messe in Minecraft. Grazie a Dio, Hytale ci toglierà questo sfizio. Detto ciò, sono tutte 10 cose possibili, credibili, e che potrebbero, diciamo, calzare con il tema previsto, che potrebbe essere il tema di un combat system versione 2.0. Quindi tenete presente questo, tenete presente che sono 10 cose, non sono in ordine, non è una top, e se volete mi potete scrivere nei commenti quali di queste cose vi sembrano possibili e credibili, e se volete aggiungere qualche idea vostra fatelo volentieri, sono curioso di vedere che cosa ne pensate. Dunque, la primissima cosa che vorrei vedere nella 1.15, che so che vedremo nella 1.15, è un nuovo aggiornamento dei biomi. Come sapete, la taiga è stata aggiornata nella 1.14 a seguito di un sondaggio dove è stata votata, ed è stata la più votata tra taiga, savana e deserto. Ora, noi sappiamo che questo sondaggio verrà riproposto nel Minecon di quest'anno, non sappiamo quali biomi verranno presi in causa, forse di nuovo savana e deserto, forse ce ne sarà un aggiunto, ma ciò che io vorrei vedere è qualcosa che davvero possa cambiare i biomi, perché nella taiga hanno sì aggiunto i cespugli di bacche, i campfire e le volpi, però il bioma è sempre lo stesso, non è cambiato di una virgola. Io vorrei vedere un aggiornamento per un bioma, almeno uno, fatto come si deve, qualcosa che lo renda molto più bello e che, insomma, lo cambi nettamente. Vorrei vedere un livello di dettaglio simile ai nuovi biomi sottomarini di Minecraft. Alcuni biomi, vedi tipo le pianure, sono abbastanza spogli. Quindi c'è un attimo un dislivello ora come ora. Altra cosa certa è che prima o dopo verrà rivisto il combat system. Non sappiamo se sarà nella 1.15, ma ci voglio sperare. Potrebbe essere un update interessante. Come sapete, se conoscete Minecraft da un po' di tempo, se seguite i miei aggiornamenti, prima della 1.9 il sistema di combattimento prevedeva lo spamming dei colpi, ma dopo la 1.9 è arrivata la barretta che vedete al centro dello schermo e ora il tempismo perfetto dei colpi è questo. Se non carichi il colpo al massimo, non farai il massimo del danno. Questa novità è stata molto chiacchierata all'interno della community. Alcuni l'hanno amata, alcuni l'hanno odiata, alcuni sono rimasti al vecchio PvP, soprattutto nei server, alcuni hanno aggiornato. Ecco, io penso che l'aggiornamento sia stato qualcosa di buono, ma allo stesso tempo mi dà fastidio che la community si sia spezzata in due e soprattutto che i server abbiano due sistemi diversi, perché crea confusione. Ciò che spero è che nella 1.15 possa essere introdotto un combat system che prenda il meglio da entrambe le versioni e che renda contenti tutti, in qualche modo, e che questo magari vada a riunificare la community del PvP, che al momento risulta spezzata. Andando avanti al terzo punto, parlando sempre di combat update, ciò che vorrei tantissimo vedere sono nuove armi. Qui abbiamo un esempio di armi. La spada è praticamente una delle sole armi da taglio che abbiamo. Dico una delle perché ora c'è anche il tridente, che un po' è lanciabile, un po' fa attacco fisico da vicino, quindi è un misto. Hanno aggiunto la balestra oltre all'arco. Quello che vorrei vedere è più armi alternative alla spada. Quindi abbiamo sì l'ascia, abbiamo i vari attrezzi che hanno dei valori di attacco, ma non sono mai nella vita paragonabili alla spada. Forse l'ascia di diamante può risultare utile, perché ha 9 di danno, ma è molto lenta. Quello che vorrei vedere sono delle vere e proprie nuove armi. Che ne so, delle katane, dei pugnali, dei martelli da guerra. Sarebbe davvero fighissimo e darebbe un tocco in più al PvP, qualora fosse aggiornato. Il mio desiderio numero 4, ma forse è uno dei più alti in classifica in realtà, sono nuovi minerali.
Perché questo? Anche se non si tratterà di un cave update, che per forza di cose dovrebbe portarsi almeno un nuovo minerale, a mio parere, io penso che se vogliamo aggiornare il combat system e se vogliamo aggiungere delle nuove armi, bisogna in qualche modo anche aggiungere dei nuovi tipi di minerali che vadano a creare dei nuovi set di armor e di armi. Cosa che più volte la Mojang ha detto di non voler fare, ma io ci spero ancora. Sarebbe davvero fighissimo vedere dei nuovi minerali alternativi con altri colori, tipo un minerale verde che non sia lo smeraldo, che probabilmente non verrà mai usato, o che ne so, un minerale bello arancione, che creino dei set di armi, attrezzi e armature alternative a quelle che già abbiamo. Una piccola aggiunta di cui tutti parlano ultimamente è la possibilità di unire le elytra alle chestplate. Il fatto che non siano unibili è molto fastidioso, perché quando vuoi mettere le elytra devi rinunciare alla protezione del pezzo principale dell'armatura, e non è una cosa bella. Se le potessimo unire sarebbe davvero una comodità, forse sarebbe OP, e forse per quello non lo fanno. Sarebbe davvero comodo. E di questo abbiamo anche un indizio, perché nelle immagini rilasciate per i vari aggiornamenti gli era sfuggita anche un'immagine di un'armatura con le elytra incorporate. Potrebbe essere un caso, perché abbiamo visto anche il caso della Bluestone, che non era niente di reale, poi è stato smentito. Però magari potrebbe essere anche una cosa che valuteranno in futuro. Di sicuro farebbe molto contenta la community. In ogni aggiornamento che si rispetti c'è un nuovo mob. Ci sono più nuovi mob, si può dire, ma al di là dell'update dei biomi, l'update della taiga ha portato la volpe, al di là degli altri mostri aggiunti tipo il Lillager e tutto l'ambaradam dei cattivi, si potrebbe dire, c'è almeno ogni volta un nuovo mob animale. Ecco, io non so prevedere che tipo di mostri andrebbero ad aggiungere, perché tipo un creeper o un enderman, vabbè, enderman è, diciamo, ispirato allo slender, ma un creeper è qualcosa che non esiste nella realtà. Quindi possono aggiungere mostri di totale fantasia, come anche quello degli illager. Però gli animali, insomma, ci possiamo in qualche modo fare un'idea. Sarebbe fighissimo vedere un nuovo animale, magari che popoli delle aree poco popolate, come i deserti o le savane. Potrebbe trattarsi di un elefante, o di una giraffa, o di uno scorpione, o i serpenti per il deserto. Sarebbe davvero figo vedere uno di questi animali. Un altro punto riguarda non Minecraft in sé, ma Minecraft Earth, Minecraft Dungeons e anche Hytale. Mi piacerebbe davvero tantissimo che Minecraft prendesse un pochino spunto dagli altri due Minecraft che arriveranno quest'anno, che aggiungono delle cose diverse e quindi dimostrano che possono inserire cose diverse nel gioco. Ora, è ovvio che non aggiungeranno tutte le novità di questi altri giochi in Minecraft normale, perché non avrebbe poi senso avere gli altri giochi, ma magari qualcosina, una piccola ispirazione, un piccolo dettaglio, così come mi piacerebbe che prendessero spunto dalle novità che propone Hytale, un gioco totalmente a sé stante da Minecraft, che però ha tanti elementi che avremmo sempre voluto avere in Minecraft, come appunto gli stessi dungeon presenti ovunque, le strutture, i tanti boss, i mostri, la sensazione davvero di avventura che sembra dare quel titolo. Mi piacerebbe tantissimo che si prendesse almeno un pochino spunto da quello e che Minecraft diventasse un po' più avventuroso e un po' più ricco di contenuti. Una cosa fondamentale che sono sicuro ci sarà sono i nuovi blocchi. La 1.14 ha aggiunto davvero un sacco di nuovi blocchi e ha aperto le strade a un sacco di altri nuovi blocchi potenziali. E non parlo solamente delle varie scale dei blocchi derivati, parlo anche di blocchi come la smiting table o le nuove tavole da lavoro che hanno delle texture particolari utili anche per costruzioni particolari. Quindi davvero molto gradite per chi come me ama costruire. Due cose vorrei vedere, quindi fondamentalmente, dei nuovi blocchi con texture uniche e strane, da usare in condizioni anche fuori dal contesto, ma soprattutto mi piacerebbe vedere scalini di blocchi colorati, possibilmente la concrete, perché secondo me degli scalini dei mezzi blocchi di questi blocchi colorati sarebbero davvero utili in varie situazioni. Il punto 9 va un po' a cozzare, secondo me, con gli altri, ma in alternativa al combat update, un altro update richiesto da anni è quello degli inferi e quello dell'end. Diciamo che io darei priorità agli inferi, al nether, perché un po' è il regno dei blaze, ma anche perché è venuto prima, quindi si merita un po' più di attenzione, secondo me, alla priorità. Sarebbe davvero figo vedere il Nether, quindi, aggiornato con nuovi mob, nuovi elementi, magari biomi diversi, perché per ora c'è un solo unico bioma, e magari nuovi dungeon, villaggi di pigmen, che ne so.
ci potrebbero essere un sacco di cose interessanti nel Nether che al momento risulta un po' noioso. Infine, il decimo punto è qualcosa di totalmente diverso da quello che abbiamo appena visto. Sto parlando della community. Io vorrei, come decima cosa, che Minecraft prestasse più attenzione alla propria community. Ora, che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che la community di Minecraft ne ha creato il successo con i server, i video su YouTube, le mod, ha permesso a questo gioco di diventare famoso nel mondo e resistere per tutti questi anni. Tra l'altro, numero 10, 10 come gli anni e dopo i quali Minecraft è ancora sulla cresta dell'onda, ma comunque mi piacerebbe che prendessero un po' spunto da altri giochi. Vedi la Supercell, o vedi per dire la Epic con Fortnite. L'Epic fa un grande lavoro con la community, gli dai mezzi per creare, premi ai creatori con The Block, fa i tornei per i PvP'er, fa un sacco di cose, cioè il supporto a un creatore, insomma ci sono un sacco di cose e danno molto ascolto alla community, fanno qualche cavolata, però in linea generale ci provano. Minecraft ultimamente ci sta provando, ma in generale mi sembra un po' distante dalla sua community. Io vorrei che ci fosse più attenzione. Per dire, quando fanno gli aggiornamenti o gli snapshot, comunicarli con più chiarezza, dare un giorno fisso che sia quello, rispettare le scadenze o anche gli aggiornamenti, perché non ascoltare la community? Perché non fare da subito un aggiornamento del Nether o delle caverne, come da anni tutti vogliono? Perché fanno un po' troppo di testa loro e ascoltano poco la community che tiene vivo questo gioco da anni? Mi piacerebbe un po' più di attenzione in questo senso. Quindi, questi erano i 10 punti, le 10 cose che vorrei vedere nella 1.15. È ovvio che potrebbero essercene altre 10. Non è una top, ci sono tante cose che potremmo volere e magari potrei anche fare un altro video di questo tipo se vi piace l'idea. Intanto fatemi sapere anche voi che cosa vorreste vedere nella 1.15, magari potrei fare anche un video su che cosa vorreste vedere voi e appunto dedicare un video del genere, ma sui vostri desideri. Fatemi sapere che cosa ne pensate, intanto io vi saluto, un saluto da Iron Blaze. Ciao a tutti!